Dare una mano aiuta sempre chi vive in uno stato di bisogno e ancora più di malattia, eppure quando ad essere tesa verso il prossimo c'è un'amorevole zampa da dare. Il tema è quello della pet therapy con l'introduzione di animali addestrati in corsia nei reparti di pediatria afferente all'Ulster Pedemontana, con all'ordine del giorno il rinnovo della convenzione con un'associazione specializzata dopo un bilancio fruttuoso dell'esperienza passata. Più precisamente si parla di dog therapy, visto che i protagonisti a quattro zampe sono tutti dei simpatici cani di media taglia, tra cui Mandorla, che ha posato con il direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana. Un simbolo per il progetto Basta una zampa, che continua a regalare un sorriso ai bambini ricoverati nelle stanze di pediatria. Proprio questo è il titolo dell'iniziativa avviata dall'Ulss locale dopo il patto For a Smile Onlus, che nel mese di novembre e dicembre verrà i coadiutori e i loro simpatici cagnolini far visita ai piccoli pazienti degli ospedali di Bassano e Sant'Urso. Questo progetto rientra a pieno titolo nel novero di iniziative che mirano alla umanizzazione delle cure ospedaliere, spiega Bramezza, perché abbiamo ben presente l'importanza di non limitarci a trattare la malattia, ma di prendere in carico la persona, il che significa impegnarci per rendere la permanenza in ospedale il più possibile serena, e questo vale a maggior ragione per i bambini. Ringrazio i reparti di pediatria e direzione medica per la sensibilità che hanno dimostrato.